Riconoscere il diritto alla reazione di Israele non è stato mai messo in discussione. Però se c'è qualcuno che pensa che questa reazione possa svilupparsi accantonando, sospendendo il diritto internazionale umanitario, dico allo stesso modo che Israele servirà male la sua causa. Perché attenzione, riflettiamo bene, se oggi noi diciamo che per qualsiasi ragione, anche per le atrocità commesse, c'è la possibilità di sospendere il diritto internazionale umanitario, concretamente cosa significa? Usiamo bombe al fosforo bianco, attacchiamo edifici in cui ci sono bambini e abitanti inermi, civili che non c'entrano nulla. Se noi superiamo questo limite, cioè della proporzionalità e del rispetto del diritto internazionale umanitario, poi vi chiedo, e chi stabilirà che questo periodo di sospensione si interrompe? Chi stabilirà che io ho il diritto di sospenderlo come quanto voglio unilateralmente e dopo si riprende? Capite? Cioè si sta incendiando un intero quadrante. La politica deve sempre dare un contributo in termini di visione, di strategia, perché secondo lei è una strategia sospendere e calpestare il diritto umanitario internazionale e pensare che gli altri non lo debbano poi fare?